Ciao a tutti! Allora, oggi faremo questo bellissimo stampo di Reschimica a forma di unicorno. Eccolo qua, mi piace tantissimo. Pensavo fosse più piccolo quando l'avevo ordinato. E invece è anche abbastanza grande. Ed è anche super morbido. Yeah! E volevo inserirci uno di questi adesivi che avevo preso da Tiger. Non so ancora quale perché. Vediamo. No, questi qua non ci stanno, quindi scartiamolo. Pure anche questi qua, comunque, sempre a tema unicorno. Ma poi questi qua, cioè, sono bellissimi. Sono veramente disegnati molto bene. Hanno anche dettagli oro, mi piacciono tantissimo. E stavo pensando, però, non ci stanno. Di mettere proprio una di queste immaginette degli unicorni, ma vedo che non ci stanno neanche questi e non ci sta neanche questo. Quindi, questo qua comunque con i dettagli argento che sono bellissimi. Quindi io scarterei anche questi e vediamo qua. E direi di inserirci il fiocchetto e qualche stellina qua e là. Giusto per, visto che comunque questi qua non ci entrano dentro, dobbiamo accontentarci. E questa qua mi sembra l'unica solution. Ok, allora. Io voglio provare lo stesso di nuovo questa resina qua, altrimenti la riporterò di sicuro la restituirò a Amazon perché veramente oscilla. E però voglio vedere magari se è stato un mio errore o cosa l'altra volta. Però mi sembra strano perché comunque l'ho usata trasparente. Ma tentar non nuoce. Quindi, adesso, volevo fare la base azzurra. Ah, vediamo subito. Allora, volevo fare la base azzurra con questo colore qua, con questa tinta qua di Sophie & Toffee, che avevo trovato nella box dell'Little Twins Stars. Qua ci volevo mettere dentro brillantini trovati sempre in una loro box, non mi ricordo quale, quindi non chiedetemela perché non me la ricordo. E basta. La base la voglio fare così e poi sopra metterci metterci gli stickers. Adesso mettiamo sull'adesivo gli adesivi, li ho già scartati, sono bellissimi perché sono belli trasparenti. Ok, mettiamo il fiocchetto per primo. Bene, se riuscissi a toglierlo magari in qualche modo. Perché non ti vuoi maledettamente stoppare? Ecco qua. Volevo metterlo qui. Vediamo se ci sta, ragazzi. No, come l'ho messo io non ci sta per niente. Ecco qua.
così. Poi volevo mettere in giro queste stelline qua. Giuro, cioè, non lo so, io hanno fatto degli adesivi che non si staccano. Allora, questo qua è il risultato. Beh, ci sono rimaste delle bollicine perché mi sono dimenticata di toglierle con l'accendino. Poi non so se si vede, ma si è stortato tutto nell'asciugarsi. C'è questa resina. Poi ho fatto un doppio strato, vabbè, si vede. Dovrei rifarne magari un altro per nascondere un po' questo. Però vabbè, cioè è tutto storto. Non so se si vede, ma è storto. Adesso lo tiro fuori. E si vedrà di sicuro. Cioè, guardate com'è storto. Com'è venuto tutto storto. Si è asciugato proprio così, Su questa resina è uno... Sullo stampo invece mi piace tantissimo. Invece il fiocchetto volevo metterlo un po' più su, ma ormai l'avevo già attaccato, quindi non potevo spostarlo. Però dai, tutto sommato è comunque carino, dai, non è da buttare via, diciamo. Proverò a rifarci un altro strato sopra di resina, per vedere se riesco un attimo a appiattirlo, lo faccio un pochino bombato. Però ecco, con il fatto anche qua non si era asciugato molto bene. Però ecco, anche con il fatto che rimanga storto, cioè... Vabbè, ok, è così e così sarà in sostanza. Niente, allora, sullo stampo che ho preso da Reschimica è bellissimo, quindi ve lo consiglio. E sempre su questa resina, cioè rispetto all'altro stampo che avevo fatto, se vedete qua non ha fatto praticamente crepe. Quindi non riesco a capire se è buona o non è buona o cosa. Cioè anche qua dalla parte di qua, dove praticamente si è asciugato, non ha fatto crepe. Non lo so, ragazzi, non so cosa dirvi. Non lo so come mai sull'altro stampo invece ha fatto le crepe. Non so proprio, non lo so. Proverò a riusarlo un'altra volta perché sono ancora in forse e non ho ancora capito bene come, cioè com'è questa resina. A parte che ho messo il tappo e continua a uscire fuori resina da questa parte, però vabbè, pace, amen. E... non lo so, proverò a usarlo un'altra volta e poi vi saprò dire. Intanto fatemi sapere i vostri commenti se vi è piaciuto o no questo stampo e se vi è piaciuto come l'ho interpretato io a modo mio. Io adesso vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti!